Santa Claus is coming up to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows that you've been violent, so the doctor couldn't say. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I am telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town. Buonasera a tutti e a tutte, grazie mille di essere qui con noi per questo momento che attendiamo ogni anno di accensione del nostro albero che segna, diciamo, l'inizio delle festività natalizie. Saluto, è qui con me il sindaco Perli del comune di Andalo, per essere qui con noi. Le festività anche quest'anno non saranno al 100% come le avevamo disegnate e le avevamo costruite prima della pandemia. Ancora siamo chiamati a prestare attenzione, a fare la terza dose di vaccino il prima possibile e a prestare appunto tutte le precauzioni rispetto al numero di contagi che continua ad essere in aumento. Però nella difficoltà, perché faremo tutti fatica a sopportare ancora attenzione, ce lo siamo sentiti dire tante, troppe volte, pensiamo a come sono state le festività dell'anno scorso, pensiamo al fatto che contavamo i giorni arancioni da quelli rossi, per il cenone se potevamo invitare 4 persone o 3 e quest'anno, diciamo, abbiamo riacquisito e riconquistato una parte importante della nostra libertà. Non è ancora, diciamo, tutto quello che vorremmo, però siamo su una strada giusta e stiamo vincendo questa sfida. Quindi grazie a tutti voi per essere qui, un augurio veramente di cuore a tutte le vostre famiglie, l'invito in queste festività a continuare a
ognuno nella misura delle proprie possibilità a fare i regali, a fare acquisti nelle attività del nostro territorio. Le attività del nostro territorio hanno vissuto anni e mesi difficili e complicati, e quindi siamo chiamati ciascuno e ciascuna di noi a fare la nostra parte per aiutarle a uscire da questa crisi così, così pesante. E davvero l'augurio che queste festività possano essere per tutti un momento di gioia, di serenità nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, e poi sicuramente un 2022 di ulteriore riscatto per tutti noi. Quindi io do la parola al sindaco Perli e vi faccio davvero di cuore i miei migliori auguri di buon Natale, di buon anno e di buone festività. Grazie. Grazie Michele, buonasera a tutti, grazie dell'invito e dell'occasione di essere qui con voi in questo momento importante. Come diceva il vostro sindaco, con Ravenna, tra Andrea e Ravenna c'è questa amicizia, lo chiamerei così, da parecchi anni, per cui tanti di voi vengono ad Andelo a passare qualche giornata serena in vacanza con le proprie famiglie, sia in estate che in inverno, e noi vogliamo sempre testimoniare questa amicizia con il dono di questo abete che vediamo qui dietro in occasione delle festività natalizie. Quest'anno speriamo veramente che sia la volta buona, che si possa ritornare poi la volta alla normalità. L'aspettativa è forte, vediamo la presenza vostra, così come anche da noi l'abbiamo visto già da ieri quando si sono aperte le piste da sci e gli impianti di risalita. Ieri è stato il primo giorno, abbiamo visto che c'è una fortissima aspettativa, voglia di tornare a fare attività all'aperto, sport all'aperto, e passare delle giornate serene in montagna. Quindi vi aspettiamo ad Andelo in Trentino nelle prossime settimane per passare qualche giornata felice con le vostre famiglie. Sapete che troverete un ambiente sicuro, perché purtroppo tante volte magari c'è qualcuno che non sa bene se è Trentino, se è Alto Adige o quant'altro. Purtroppo vedete che le situazioni sono diverse da zona a zona. In Trentino e ad Andelo, proprio nelle settimane scorse, abbiamo curato veramente in maniera maniacale soprattutto gli albergatori, tutte le particolarità per riuscire a farvi passare delle giornate serene in questo periodo in cui speriamo sia, diciamo, la coda finale di questa pandemia per poter tornare poi una volta alla normalità. L'anno scorso abbiamo passato un inverno completamente chiusi, per noi che viviamo al 100% di turismo è stato molto difficile, e siamo riusciti a superare questo momento difficile grazie alla compattezza delle nostre famiglie, delle nostre piccole aziende che per fortuna con una base familiare sono riuscite a superare l'inverno. Tante sono riuscite addirittura a investire per cogliere l'occasione di questo momento, diciamo, di sospensione delle attività, per investire e tornare più forti di prima a ripartire. Quindi veramente ci sono tutte le condizioni per tornare a fare quello che ci piace, e vi aspettiamo tutti quanti, voi e le vostre famiglie, ad Andelo. Quindi da parte di Andelo, dell'amministrazione e della comunità, un grande augurio di buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Se non siamo pronti, siamo pronti? 3, 2, 1, 0, luce! Thank you.